Cari amici di Focus TV, oggi parliamo di fagioli santerini. Sì, avete capito bene, fagioli santerini. Beh, in realtà non sono proprio fagioli, non si mangiano, ma saltano davvero. Quale segreto nascondono? Venite con me, scopriamolo insieme. Questi simpatici animaletti provengono dalle regioni semidesertiche del Messico centrale, Sinaloa e Sonora. Quello che vedete qui, in realtà, non è altro che il frutto di una pianta messicana all'interno del quale dimora una piccola larva che in estate, uscendo dal fagiolo, diventerà una farfalla, nota come Carpocapsa saltitans. Esatto, assomiglia proprio alle nostre falene. Ma come fanno a saltare, vi starete chiedendo? Ebbene, questa è la loro grande particolarità. Nelle regioni da cui provengono, si raggiungono i 40 gradi centigradi, temperature alle quali le piccole larve non potrebbero sopravvivere se rimanessero esposte all'azione diretta dei raggi solari. Ecco allora che la natura ha donato loro la capacità di saltellare per spostarsi e raggiungere zone di ombra nella distesa di sabbia e rocce roventi, riuscendo così a sopravvivere. La larva infatti tesse una fitta rete di fili di seta all'interno del seme e produce il movimento afferrando i fili con le zampe anteriori e colpendo il guscio con la testa. Non lo trovate anche voi fantastico? La natura è davvero geniale e pensa veramente a tutto. A presto amici, un saluto dai fagioli santerini.